Amiche e amici di Rossini TV, dal TTG di Rimini, senza alcun dubbio uno dei più importanti appuntamenti per quanto riguarda il mondo del turismo in Italia. Siamo qua per farvi conoscere alcuni dei protagonisti direttamente dallo stand della Regione Marche. Abbiamo voluto fare un cambio di passo nella promozione del territorio ed essere presente a una fiera come questa sicuramente ci deve qualificare, perché stiamo parlando a tutti quanti i professionisti del settore e quindi bisognava presentare le Marche con questa nuova immagine, un'immagine vincente, un'immagine di grande orgoglio marchigiano, perché veramente siamo la regione più bella d'Italia, abbiamo delle cose meravigliose, tantissime eccellenze e quindi dobbiamo presentarle nel modo giusto. Abbiamo deciso, un po' fuori dagli schemi, di fare un'area talk anche qui al TTG. Le Marche e l'area talk l'avevano solo alla BIT. Invece noi vogliamo parlare soprattutto ai professionisti, perché sono quelli che ci devono portare sempre più grandi flussi turistici, sia dal mercato nazionale che dai mercati internazionali. Avremo 31 interventi, 20 comuni, abbiamo una comunità montana, 4 tour operator e 4 associazioni di categoria che faranno una serie di interventi e verranno a presentare tutti i loro progetti di comunicazione e i loro progetti ovviamente di valorizzazione. Come ogni anno siamo qui presenti grazie alla Regione Marche che ci ospita nel suo quest'anno bellissimo stand come borghi più belli d'Italia nelle Marche, un'associazione molto importante che associa oltre 30 borghi più belli d'Italia appunto della nostra regione. Sono in rappresentanza del direttivo regionale di cui faccio parte come comune di Gradara, insieme alle mie colleghe, per promuovere il nostro bellissimo territorio, i nostri comuni, ma tutta la parte della valorizzazione dei tesori della Regione Marche. TTG è sempre un evento molto importante per il turismo nazionale. Con la BIT di Milano si dividono la guida, insomma, degli eventi turistici nazionali. Le Marche quest'anno hanno fatto uno stand importante, molto bello, accogliente, perché sono tanti gli operatori turistici che hanno deciso di partecipare a questo evento. Confcommercio Marche Nord, come tutti gli anni, è presente al TTG per presentare il proprio prodotto di punta, che è l'itinerario della bellezza, con tutte le sue diramazioni nei vari cluster in cui abbiamo deciso di dividere la nostra attività promozionale. Ed è uno degli ultimi appuntamenti dell'anno, perché poi avremo solamente, si fa per dire, la fiera di Pestum, la fiera di Colmar in Alsazia, la fiera dell'anno del turismo del 2024, del turismo di ritorno, che si tiene a Matera, e due serate promozionali che faremo ad Alessandria e Cremona. Quindi un appuntamento importante da cui noi ci aspettiamo molto per il nostro progetto. Anche quest'anno siamo presenti qui nello stand della Regione Marche proprio per promuovere, come ogni anno, i nostri piccoli borghi. Io, come altri del CDA, ci impegniamo a promuovere il nostro territorio, il nostro comune Treia, che ormai è uno dei fondatori dei borghi più belli d'Italia. Si muove contestualmente alla regione e nello stand della regione per far sì che queste piccole bellezze, bellezze nascoste, così vengono sempre chiamate, siano sempre più messe in vetrina. E infatti, dopo il Covid e dopo la grande pubblicità che la Regione Marche ha fatto sia a livello social che con testimonial di tutto rispetto, la Regione ha avuto un grande risalto e di conseguenza anche l'affluenza nei piccoli borghi, seppur con delle caratteristiche diverse, ha avuto un successo importante. Un treno che parte da Ancona, fa Ancona, Fabriano, Pergola, passa per Sassoferrato visitando la miniera di Cabernardi e Bronzi di Pergola. È un'iniziativa molto bella voluta dall'assessore Baldelli, l'assessore delle infrastrutture della Regione Marche, insieme all'ATIM,
E diciamo che ha un grande successo a livello italiano, abbiamo coinvolto tutte le regioni d'Italia a vedere il nostro bellissimo entroterra pesarese, anconetano ma pesarese.